Buongiorno a tutti. Allora, questo brevissimo tutorial è indirizzato soprattutto ai nuovi insegnanti che magari non hanno dimestichezza con Axios e con diciamo, la creazione di un nuovo colloquio. E, considerando che alcuni sono anche coordinatori, in particolar modo oggi andiamo a vedere proprio come si crea il colloquio che serve ai coordinatori in funzione della riunione dell'elezione dei rappresentanti di classe. Allora, una volta entrati sulla schermata principale, andiamo sulla colonna marrone e clicchiamo su gestione colloqui. E non dovete cliccare sul nuovo colloquio, in quanto questo, faccio vedere, è dedicato alla creazione di un colloquio con i genitori del singolo alunno. Questo magari potrebbe essere utile più avanti, ma dobbiamo andare su periodi di ricevimento. Andiamo quindi a cliccare su nuovo periodo in alto a destra. Periodo di ripetibilità, selezioniamo mai, ovviamente essendo un unico giorno. Numero massimo possiamo scegliere 25, 26. Insomma, la classe normalmente non arrivano a questo numero, ma perché ci teniamo larghi. E la data, inseriamo mercoledì 20 ottobre. Siccome abbiamo messo periodo ripetibilità mai, ovviamente è soltanto un'unica data, quindi non dobbiamo assolutamente cliccare sulla data di fine, diciamo. Ora di inizio la possiamo selezionare a sinistra e andiamo a mettere 16. Ecco, fino alle 17. Okay. Modalità videochiamata, tutti gli alunni, quindi chiamo tutti gli alunni. E note per le famiglie. Ecco, allora a questo punto, se avete già un link creato su Calendar, potete incollare il link. Se non l'avete fatto ancora, dovete aprire diciamo, la mail istituzionale ed andare sulle applicazioni. Adesso vediamo come si fa. Ecco, sono entrato sulla mia mail personale, vado sulle applicazioni della G Suite. Cerco Calendar, clicco su Calendar. Scelgo mercoledì 20 e vado a selezionare l'ora che mi interessa, quindi le 16. Poi posso anche modificare all'interno. Scriviamo elezione rappresentanti. In questo caso io ho la seconda C come coordinatore, quindi metto seconda C. Andiamo a inserire l'ora esatta, che è le 4 del pomeriggio, fino alle 5 del pomeriggio. Non si ripete, non metto aggiungi invitati, in quanto sono tutte mail esterne, diciamo quelle dei genitori. Quindi per il momento, insomma, non aggiungiamo nessuno. Poi, eventualmente, durante la videochiamata, se qualcuno dovesse avere problemi, allora, fornendo la mail personale, possiamo aggiungere gli invitati direttamente, poi però da Meet, non è necessario tornare su Calendar. Da altre opzioni, poi possiamo eventualmente anche aggiungere, non so, un messaggio indirizzato ai genitori e così via, però per il momento non inseriamo nulla. Poi la cosa più importante, aggiungi videoconferenza di Meet, clicchiamo sopra e poi copiamo ovviamente il codice che ci serve per inserirlo poi sul registro elettronico. Torniamo sulla pagina del registro elettronico, possiamo scrivere quindi codice per l'accesso alla videoconferenza.
due punti, spazio, e con il tasto destro accogliamo. E quindi abbiamo creato il nostro codice. Cosa importante è quella poi di selezionare, questa è una cosa molto importante, il PLES, quindi selezioniamo il livello della scuola, scuola secondaria di primo grado, in questo caso che è scuola media, e ovviamente anche le classi, la classe, scusate, di cui siete i coordinatori. Quindi in questo caso io ho la seconda C e quindi seleziono soltanto la seconda C. Dopodiché salviamo. A questo punto risulta creato il colloquio, e se poi avessimo bisogno di modificarlo in qualche modo possiamo ritornare sulla pagina dei colloqui e andare su modifica e apportare le modifiche che ci servono. Spero di essere stato sufficientemente chiaro e un saluto a tutti.